rimane la situazione di stallo per le ristrutturazioni a Firenze. Facciamo un riassunto per capire di cosa stiamo parlando. Il Comune a fine 2018 emana un'ordinanza che chiama ristrutturazione edilizia con limite, un modo per permettere lavori nel centro storico e arginare gli effetti di una sentenza della Cassazione su Palazzo Tornabuoni. Italia Nostra, associazione per la tutela del patrimonio artistico, impugna l'ordinanza. Il TAR dà ragione al Comune, ma il Consiglio di Stato sospende la variante e rimanda nuovamente al TAR, che si esprimerà il 9 ottobre. Nel frattempo il Comune blocca l'ordinanza che riguarda centro storico e fascia ottocentesca e tutto è fermo. Il 42% degli edifici è bloccato, dalle piccole ristrutturazioni alla manifattura tabacchi, per capirsi. Sono ammesse solo le manutenzioni straordinarie, ad esempio per un tetto a rischio crollo. Protestano le ditte, che parlano già di cassa integrazione per i dipendenti, gli architetti, i geometri, le famiglie che hanno pagato il mutuo per ristrutturare. L'assessore Del Re inizia un lavoro diplomatico con gli ordini professionali. Le ultime sono del gruppo indiano LEU, che ha comprato l'ex collegio delle Querce. Hanno impugnato lo stop del Comune per sbloccare almeno la fascia ottocentesca, ma il TAR ha rinviato al 6 novembre. Io faccio un appello a coniugare tutti gli interessi che ci sono in gioco. Da un lato c'è l'interesse di tutelare il patrimonio storico-artistico e noi siamo convintissimi di questa esigenza. Dall'altro c'è un interesse altrettanto importante di non bloccare l'economia di questa città, di non azzerare posti di lavoro, di non mandare in crisi o in fallimento intere aziende, ditte. Dobbiamo assolutamente bilanciare questi due interessi. Il Comune ha dimostrato grande attenzione, l'assessore Del Re mi pare che stia aprendo un confronto nuovo anche con Italia Nostra. Firenze non può rimanere in questo stato di incertezza e di ingessamento.